Mentre in Occidente il modello economico capitalista si andava rafforzando, nell'Unione Sovietica e nei paesi satelliti l'economia restava arretrata e poco efficiente. Molte risorse erano state investite nella corsa agli armamenti. Nei paesi satelliti riprendevano forza i movimenti di protesta. In Polonia, nel 1980, nacque un sindacato operaio che contestò il regime e organizzò una grande mobilitazione nei cantieri navali di Danzica. Il movimento godeva dell'appoggio della Chiesa Cattolica, molto influente sulla popolazione polacca, soprattutto da quando al soglio pontificio era salito il polacco Karol Wojtyla, con il nome di Papa Giovanni Paolo II. Per riportare l'ordine, l'Unione Sovietica appoggiò un colpo di Stato militare. La repressione mise fine alla protesta, ma non spense il malessere della gente. Sei anni dopo, nel 1986, l'Unione Sovietica si trovò alle prese con un altro grave problema, questa volta di carattere ambientale. Sto parlando di un terribile disastro nucleare. Nella centrale di Chernobyl ci fu un'esplosione. Una nube radioattiva espose la popolazione a gravissimi danni, contaminando l'ambiente in maniera irreversibile. Tutta l'Europa restò col fiato sospeso. In quegli anni a capo dell'Unione Sovietica era salito Mikhail Gorbaciov, un politico convinto che bisognasse attuare profonde riforme. Gorbaciov riuscì effettivamente a introdurre cambiamenti radicali. Pensate, nel 1989 i cittadini sovietici poterono votare anche per partiti di opposizione. Era la prima volta dopo 70 anni. Con Gorbaciov ebbe fine la guerra fredda. Ma le riforme non portarono miglioramenti nell'immediato. In Unione Sovietica cominciò a montare il malcontento e in breve tempo tutti i paesi satelliti indissero libere votazioni. Nella Germania dell'Est le manifestazioni di protesta contro il regime furono imponenti. Nella notte del 9 novembre 1989 la decisione di concedere maggiore libertà di spostamento al di là del muro di Berlino provocò un'affluenza di massa verso i varchi. Le guardie non reagirono e un fiume di persone confluì oltre il muro. Il 3 ottobre del 1990 la riunificazione delle due Germanie fu ufficiale. Intanto in Unione Sovietica i movimenti nazionalisti crescevano nei consensi. I tentativi di Gorbaciov di mantenere in vita l'Unione furono inutili. I 15 stati che ne facevano parte si dichiararono indipendenti. Nell'agosto del 1991 l'URSS cessò di esistere. La Federazione Russa dovette affrontare gravi problemi economici e sociali, ma nei primi anni del 2000 riprese il suo ruolo di grande potenza. Con una durissima guerra, l'esercito russo represse il tentativo dei ceceni, una popolazione del Caucaso di religione musulmana, di ottenere l'indipendenza. La fine dei regimi comunisti ebbe ripercussioni anche nei Balcani. La Federazione Jugoslava, costruita intorno alla Serbia, comprendeva anche la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina e la Macedonia. Si trattava di un territorio con etnie, religioni e culture differenti. Nel 1991 la Slovenia e la Croazia si dichiararono indipendenti, seguite dalla Bosnia e dalla Macedonia. L'esercito federale serbo intervenne in Croazia, ma il conflitto cessò presto. La situazione risultò invece drammatica in Bosnia, dove i serbi rappresentavano circa un terzo della popolazione. Qui scoppiò una sanguinosa guerra civile. Pensate, Sarajevo, la capitale della Bosnia, una città da sempre multietnica e tollerante, una città che nel Cinquecento aveva raggiunto grande splendore sotto il dominio ottomano, si era abbellita di edifici islamici, poi era passata al dominio austro-ungarico e si era abbellita di ville e di chiese. Dopo la guerra era un cumulo di macerie. Ecco qual è la situazione dei Balcani allo stato attuale. Tutte le repubbliche dell'ex Jugoslavia sono diventate indipendenti. Nel 2008 ha dichiarato l'indipendenza anche il Kosovo, una regione abitata prevalentemente da albanesi che faceva parte della Serbia. A parte la crisi dei Balcani, si può dire che l'Europa abbia ascoltato la lezione della storia. Dopo due guerre mondiali, dopo distruzioni e genocidi, si diffuse nei paesi del continente un ideale di pace e di accordo comune. Erano i primi passi di un lungo cammino, il cammino verso l'Unione Europea.
Nel 1957, quando veniva creata la CEE, la Comunità Economica Europea, c'erano solo 6 stati fondatori: l'Italia, la Francia, la Repubblica Federale di Germania, il Belgio, il Lussemburgo e l'Olanda. Si trattava di un accordo economico, ma era comunque un primo passo verso l'Unione. Nel 1992 i paesi aderenti erano raddoppiati, erano 12, e furono quei 12 paesi che, firmando il Trattato di Maastricht, istituirono l'Unione Europea. A proposito, la conoscete la bandiera dell'Unione Europea? Ma certo, eccola qui. Qualcuno crede che abbia 12 stelle perché 12 erano i paesi firmatari di Maastricht, ma non è così. Il numero di stelle non è legato al numero di stati membri, è soltanto un simbolo di armonia. Ah, questo deve averlo lasciato Jacopo. L'euro, la moneta comune dell'Europa. Fu proprio col Trattato di Maastricht che si stabilirono le tappe della sua creazione. Venne adottato ufficialmente a partire dal 2002, in Italia e in quasi tutti gli altri paesi dell'Unione. Guardate la carta. Negli ultimi anni l'Unione Europea si è allargata ancora, soprattutto verso est. Provate a scoprire quanti stati conta oggi. Avanti, contateli. Oppure fate una bella ricerca su internet.